Il Covid non ferma la devozione dei torresi per l'Immacolata. Nonostante la pandemia e le restrizioni, malgrado il 2020 sia il primo anno in un secolo e mezzo di storia in cui non si svolgerà la processione del carro votivo, i fedeli di Torre del Greco portano nel cuore le tradizioni e i riti di una giornata di festa. Oggi la messa solenne con la benedizione ai portatori, celebrazione che tradizionalmente avrebbe anticipato la girata del carro nella navata principale della Basilica di Santa Croce. Ma il carro non c'è, così come il mare di fedeli. L'effigie della Vergine Immacolata, posta su un più modesto trono, è comunque al suo posto e può essere ammirata da chi entra in modo contingentato in chiesa. Così i torresi non si sono lasciati scoraggiare dalle transenne e in tanti sono arrivati in Santa Croce anche solo per una preghiera alla Madonna. Il Covid può distanziare le persone, dichiara un fedele, ma non può allontanarci dalla fede. Presenti anche molti portatori che hanno comunque ricevuto la benedizione e partecipato alla messa. Noi, l'Immacolata, la portiamo tutti i giorni nel cuore. Quali sono le sue sensazioni? Ci tenevo a che questa tradizione, come dire, molto sentita a Torre del Greco venisse rispettata. Purtroppo l'emergenza Covid causa questo tipo di problema, non è possibile farla. Anche ripeto, da non credente, io vengo spesso, tutti gli anni, a vedere l'immagine, il carro trionfale a volte per strada, insomma. E quindi ci tenevo anche io per tradizione, per questo voto antico fatto dai torresi. Purtroppo quest'anno va male, va così. Speriamo dell'anno prossimo. Stiamo vivendo un momento difficile per la situazione del Covid, comunque ci ha penalizzato in tante cose, in tante risorse economiche, ci ha penalizzato anche il fatto di non poter vedere i nipoti, i figli, insomma per tante cose. Mi sono emozionata. Comunque speriamo che passi tutto al più presto. Che cosa chiede all'Immacolata in occasione della sua festa? E che la prima cosa è che si distrugge questo virus, che mette fine a questa pandemia, per vivere di nuovo come una volta. Credo che sia palese lo stato d'animo di ogni singolo torrese, condizionato ovviamente dai protocolli dell'emergenza sanitaria. Però quello che posso dire, e credo che ne sono straconvinto di questa cosa, che il coronavirus abbia distanziato ognuno di noi, ma sicuramente non avrà mai la forza di distanziare la fede che i torresi provano verso l'Immacolata Concezione. Auguriamoci sicuramente in tempi futuri un anno migliore rispetto a quelli di oggi e che dire, alla fine non ci resta che dire il solito motto: viva, viva Maria, viva! Quanto le costa vivere questa tradizionale festa che quest'anno non si terrà dopo tanti anni, in cui la città era abituata ad accogliere l'Immacolata nelle sue strade? È un sacrificio che purtroppo siamo obbligati a fare. Per chi è un religioso come me, ovviamente il sacrificio è enorme, però è un sacrificio da fare per evitare, insomma, che questo virus vada a colpire le persone più care a noi, quindi gli anziani. Cosa chiede lei all'Immacolata da suo devoto? Chiedo ovviamente che questo momento difficile, questa prova difficile per tutti noi passi in fretta e che si possa tornare presto alla normalità, perché comunque la fede è anche amore e quindi abbracci e baci fanno parte appunto della fede cristiana che tutti noi professiamo, insomma. L'importanza che ci sarà sempre la Madonna nei nostri cuori. Il giorno 7 di quest'oggi, 7 che è di lunedì 7 dicembre 2020, ci fa ricordare quanto che vale questa festa per Torre del Greco. È un grande valore che non ci sarà il cortè, però tanta tanta gente si stanno prestando per andarlo a trovare con tanto tanto amore e con tanto tanto calore. Il calore grande di Torre del Greco resta sempre per l'Immacolata, è una grande festa e resterà per sempre nei nostri cuori, anche con il Covid. Sono oltre 50 anni che vengo a portare il carro ed è brutto. Purtroppo è andata così. Sono parecchi amici che vengono da fuori, primissimi fratelli che venivano da fuori e non sono potuti venire. Altri amici da Livorno, dalla Spezia e non sono potuti venire perché la pandemia ci ha obbligati a fare una determinata festa.
comunque va bene lo stesso, perché chi è portatore davvero, come tanti di noi, la porta nel cuore tutti i giorni, tutti i giorni. Questo è di mio figlio, il dottore che sta a Livorno, vedi? Il medico che sta a Livorno ha detto: papà, portami pure tu la fascia in chiesa per essere presente. Quindi immagini un po' come la sensazione mia, quale sono. Comunque va bene così, vuol dire che dobbiamo farla in questo modo quest'anno. È la prima volta e c'è sempre una prima volta. Mi auguro che il Signore ci aiuti a superare questa situazione, aiuta a tutti gli ammalati e tutti quanti che gli sta vicino, che ho parecchi amici in questo momento soffrono, e io sto chiedendo a San Vincenzo di farli guarire. Quindi un poco San Vincenzo, un poco il manto dell'Immacolata, con la mano del Signore cerchiamo di superare questo periodo. Speriamo in bene e il Signore ci benedica. A voi che fate questi lavori e a tutta la nostra città. Grazie.